Buonasera signore e signori, sono Esce 88, benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi sono qua a riproporvi, se ci riesco, un altro video riguardo Black Ops 4. Perché, come avete visto, il video che avevo caricato domenica o lunedì, non mi ricordo nemmeno quando, praticamente è stato tolto, vabbè, l'ho tolto io appunto dalla programmazione del canale, perché appunto, stranamente, non chiedetemi il motivo perché non sono riuscito a capirlo. Praticamente il file che è stato caricato non aveva il mio audio in sottofondo, ovvero aveva soltanto la partita, tra l'altro brutta, in cui appunto vi parlavo di una partita di sottofondo base brutta, proprio perché ero riuscito a capire dopo 2 anni che ho la PlayStation 4 che è possibile registrare appunto delle clip, dei clip video di 5-10 minuti. Da poter appunto caricare sia su YouTube, Facebook, nei vari social, ma da utilizzare anche appunto come sfondo di gameplay per poi farci dei commentari, come mi è sempre piaciuto. In realtà il tutto parte dal presupposto che mi ero promesso in questi anni di acquistare una scheda di acquisizione, tipo un Elgato, una Vermedia, quelle cosettine lì che ho sempre visto su YouTube e che mi sono sempre piaciute. Il problema qual era? Che anche durante Black Friday, Cyber Monday, così su Amazon, le ho trovate ma all'incirca tra una sessantina e un'ottantina d'euro e mi sono detto, beh, sinceramente non mi va adesso di spendere questi soldi perché fondamentalmente sarebbe una cosa che magari utilizzo 2 o 3 volte, poi vedo che non la sfrutto pieno e mi dispiacerebbe lasciarla lì, poi non conosco nessuno magari da cui poterla dare. E non volendo, appunto, ho pigiato il tasto Option, mi sembra che sia quello sul pad della PlayStation, e mi ha detto clip video registrata. E quindi sono rimasto un po' allibito. E appunto, sabato avevo registrato questo gameplay utilizzando la connessione appunto del cellulare. Un gameplay totalmente alla scazzo perché veramente non avevo voglia di registrare, era soltanto così un informe di prova. E ho detto, vabbè, lo carico appunto sul tubo e spiego un po' che cosa è questa idea di Call of Duty, perché molti di voi, ho visto che me l'hanno appunto chiesto, era quello che spiegavo nello scorso video, mi avete chiesto appunto dei gameplay sul gioco, dei gameplay di qualche tipo appunto su qualche gioco. Ora, qualcuno ha avanzato l'ipotesi Pokémon, chiaramente l'ultimo che è uscito è Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, è un'esclusiva per Nintendo Switch. L'unico problema è che io non ho il Nintendo Switch. Ho provato a vedere quanto costasse con chiaramente il gioco integrato, o Pikachu o Eevee era uguale, ma 399 euro per una console mi sembrano leggermente tante. Attenzione, apro parentesi, sono tante se è una console tipo una PlayStation, un Xbox, che però dici vabbè, ci gioco, è una console con i miei amici, ok. Per una console, un'altra console, una seconda console, appunto dopo la PlayStation, che avrei acquistato soltanto per la mera soddisfazione di giocare a Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, con una grafica totalmente rivoluzionaria e molto ganza, mi sono detto, beh, preferisco di no, magari li investirò su microfono, cuffie, appunto Elgato, qualcosellina, e allora utilizzerò quella. Appunto, questi gameplay che avrei voglia di caricarvi all'incirca tra il lunedì e il mercoledì, appunto, saranno un'anteprima e un informe di quello che ci aspetterà durante la settimana di cui appunto io parlerò nei video, quelli un pochino più lunghi che riguardano le scarpe. Ovviamente, in questa settimana che doveva uscire al posto di questo l'altro video delle scarpe è posticipato. È posticipato anche perché se qualcuno è rimasto o sa dell'uscita appunto di sabato 8 dicembre delle Jordan 11 Concord, saprà che è un Grail, ovvero una delle scarpe più apprezzate dai collezionisti e che da tanto tempo aspetto appunto di poterla acquistare. Cosa è successo? Che proprio ieri l'altro, tramite l'applicazione Nike Sneakers, mi è arrivato un accesso alle 9 di sera, proprio perché il Paris Saint-Germain sponsorizzato praticamente nella terza maglia dal brand Jordan, appunto di Nike, mi è arrivato come a tutti un accesso anticipato per poterla acquistare, appunto la Jordan 11 Concord. E allora, avendola acquistata, ho detto, beh, allora
Fermiamoci, magari utilizzerò il prossimo video per fare un altro unboxing della Jordan 11 Concord e vi faccio vedere la mia collezione di Jordan 11, perché con quella che in teoria mi dovrebbe arrivare entro mercoledì sarà la settima Jordan 11. E quindi ho detto, beh, sfruttiamo questo fatto per magari parlare delle Jordan 11, che tra l'altro sono alcune delle mie Jordan preferite. E quindi utilizzerò questi gameplay di sfondo, come vedete, delle Cops 4 che sono totalmente randomici, per parlare come in form anche di piccoli argomenti. Come vedete, ho sbloccato la mimetica diamante per i fucili d'assalto, che è una boiata assurda perché le headshot qui vengono come nulla, e l'ho sbloccate praticamente in 3 giorni. Infatti di questo potete assicurarvi perché c'è Giacomo Piantini e Magiston, che tra l'altro vi metterò i loro canali in descrizione, mi stavano ascoltando su Discord. L'ho sbloccate praticamente in 3 giorni con una connessione del cellulare. È molto semplice e da quando l'ho scoperta diciamo che riesco a giocare meglio, anche perché prima non arrivavo nemmeno ad 1 mega di upload a 0,20. Quindi spero che questo video, come informe, vi sia piaciuto. Ci rivediamo prossimamente appena arriverà la scatola delle Jordan 11, in cui parleremo anche del progetto Yellowed. Ciao ragazzi, alla prossima!